Iniziamo. Buongiorno e benvenuti a tutti i presenti. Oggi è un momento non solo importante dal punto di vista istituzionale, ma anche dal punto di vista umano, perché tutte le persone che sono qua, a cominciare dalla Presidente del Senato, hanno conosciuto, amato e apprezzato Iole Santelli. Per me è stata l'amica di sempre e siamo tutti un po' emozionati, non soltanto Roberta, Paola e i suoi amati nipoti. Io non avevo mai visti, l'ho visti stamattina, ma Fefè, Ludovica e Silvano erano veramente, insomma, gli amori della sua vita, e quindi grazie a questi ragazzi per essere qui in questa giornata così importante. Vorrei che fosse una festa per Iole Santelli, il francobollo bellissimo, lo vedete alle mie spalle, ho molto apprezzato i colori che sono stati scelti perché sono i colori della Calabria, che è anche la mia Calabria, e naturalmente la regione Calabria è messa in risalto. Francobollo che è stato fatto da un'artista donna, lo vedete la firma a destra, la dottoressa Giusto. Io direi, visto che il tempo stringe, di iniziare subito dando la parola alla Presidente del Senato. Si può accomodare sul podio. Elisabetta Casellati. Buongiorno a tutti. Ci sono momenti come questo, in cui la commozione supera le parole. Un anno fa, carissima Iole, ci hai lasciato. Te ne sei andata improvvisamente e silenziosamente, lasciando tutti noi impotenti di fronte ad una tristezza infinita. Ti abbiamo sempre visto come una donna dalle mille risorse, energica, volitiva, coraggiosa, tenace. Una donna che non si arrende mai e che sa sognare l'impossibile. Quella donna che sembrava invincibile, improvvisamente non c'era più. Era impossibile crederci. È stato davvero difficile confrontarsi con la tua assenza. Lo è stato per chi, come me, conosceva e amava la Iole privata accanto alla Iole pubblica, ma lo è stato anche per la tua comunità, la Calabria, che improvvisamente ha perso una grande guida e un solido punto di riferimento. Oggi ci troviamo in Senato, insieme alle tue sorelle, a colleghi, amici, esponenti del mondo della politica e delle istituzioni, per darti il nostro più grande abbraccio, per ricordare quanto sia stata e quanto sia oggi importante la tua testimonianza. Perché, cara Iole, tu per noi sei uno straordinario esempio di coraggio e di servizio alla comunità. Passione, competenza, visione. Queste tre parole sono sempre state il tuo motto nella carriera professionale come in quella politica. L'impegno pubblico era per te una filosofia di vita. Più di 25 anni di militanza partitica, 20 anni alla Camera dei Deputati, 5 come sottosegretario. Un lungo cammino
che ti ha visto combattere per portare avanti l'idea di un progetto liberale, moderato, cattolico, con quel rispetto istituzionale che per te ha sempre significato apertura al dialogo e al confronto, senza però mai cedere di fronte alle proprie posizioni. Lo hai dimostrato chiaramente nei tuoi 8 mesi come primo presidente donna della Regione Calabria. Un'avventura trascorsa in trincea, in una condizione di emergenza pandemica senza precedenti, a combattere per dare una guida unitaria ad una sanità, come dicevi tu, dalle 1000 teste, fortemente indebolita da anni di commissariamento. E insieme ad evitare il tracollo economico, sociale, di un territorio dalle 1000 fragilità, anche di fronte a questa prova, non hai mai perso la determinazione e l'ottimismo. Fin dal tuo primo intervento in Consiglio regionale hai detto: usciremo da questa emergenza. Lo faremo sicuramente, perché ogni crisi ha una sua rinascita, ma dobbiamo essere convinti che dopo ci sarà un'altra Calabria, soprattutto dal punto di vista economico. Avevi un grande progetto per questa regione, dalle grandi debolezze e dalle straordinarie potenzialità: infrastrutture, classe dirigente, turismo erano le tue priorità, perché ritenevi che fosse urgente superare quello che hai definito l'apparentemente eterno, quasi fatale ruolo perdente del povero Sud, e volevi riconciliarlo con il Nord. Affrontare i problemi del Sud significava per te riunificare l'Italia. Hai sussurrato queste parole nella tua ultima intervista, la sera prima di morire, con l'ultimo filo di voce che la malattia ti concedeva, mascherata come infreddatura di stagione, combattendo fino alla fine per i tuoi sogni, come solo le grandi donne sanno fare. Io penso che dovremmo tutti trarre esempio dal tuo coraggio, dalla tua determinazione, dalla tua passione civile, così come dovremmo impegnarci per far sì che il tuo progetto di rinnovamento per la Calabria possa proseguire. Come ha detto pochi giorni fa Roberto Occhiuto, collega e amico di lunga data e tuo successore, sei stata tu, Iole, ad iniziare in Calabria un racconto diverso, a dimostrare che questa regione può avere una classe dirigente. Tu, una rivoluzione importante l'hai incominciata e spetta a noi ora proseguire l'opera. Ce lo ricorderà simbolicamente il francobollo, che proprio oggi sarà emesso in tuo onore. Un riconoscimento di grande valenza simbolica, che per la prima volta viene attribuito ad un politico calabrese, celebrando nel senso civico e l'impegno politico. Sono molto grata al vice ministro Pichetto Fratin, al presidente di Poste Italiane e al presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato per questa bella iniziativa. Ringrazio il vicepresidente Mandelli, Marcello Pera, per la loro partecipazione. Ringrazio tutti i parlamentari, le donne, gli uomini della politica e delle istituzioni che oggi sono qui per testimoniarti la loro amicizia. Ringrazio Roberta e Paola per aver scelto di condividere con noi questo momento. Ma soprattutto ringrazio te, cara Iole, perché con il tuo sorriso, quello lì, anche nei momenti più bui, con la tua ribellione
alla malattia, ci hai dimostrato cosa significhi essere combattenti, cosa significhi lottare per la libertà, lottare senza paura. Ricordo come fosse oggi le tue parole al telefono, quando durante il lockdown ti avevo chiamato per sapere come stavi e se eri preoccupata. Mi hai risposto: io affronto la morte ogni giorno, andiamo avanti senza paura, ne usciremo. Ciao Iole, sono certa che come ci hai insegnato tu, uniti ce la faremo. Vi ringrazio. Grazie, grazie Presidente per queste parole dettate dal cuore, non certo dalla penna, ed è un discorso fuori di retorica. Gli aggettivi che hai voluto usare e l'amore che c'è e la gratitudine in queste parole della Presidente del Senato rendono ancora di più omaggio a Iole Santelli. E giustamente ha sottolineato, è la prima volta che viene fatto un francobollo per un calabrese e per una donna calabrese, che è la prima presidente donna tra l'altro della regione Calabria. E mi ha fatto anche piacere che ha voluto ricordare Roberto Occhiuto, perché non tutti sanno che tra Roberto Occhiuto e Iole Santelli c'era un rapporto di grande amicizia già da molti anni prima, e Occhiuto non potrebbe non continuare questo processo di rinnovamento e di riscatto di una terra così difficile ma con tantissime potenzialità. E grazie Presidente. Adesso la parola al Vicepresidente della Camera, ad Andrea Mandelli. Prego, ti puoi accomodare al podio. Signor Presidente del Senato, autorità, colleghi parlamentari e carissime sorelle di Iole, porgo a tutti voi il saluto del Presidente della Camera, Roberto Fico, certo di interpretare il sentimento di tutti i deputati nel rinnovare alla memoria di Iole Santelli il tributo della sincera ammirazione espresso da tutti i gruppi politici in occasione della solenne commemorazione che si è svolta a Montecitorio all'indomani della sua scomparsa. Ad un anno di distanza sentiamo ancora più profondo il vuoto che Iole Santelli ha lasciato nella politica italiana, di cui è stata straordinaria protagonista in oltre 20 anni di intensa attività, in cui ha sempre profuso con entusiasmo la sua cultura e la sua umanità. La sua personalità eccezionale, pervasa di intelligenza e di passione, manca non solo alla sua regione o alla sua parte politica, ma all'Italia intera, che se ne sarebbe particolarmente giovata in questi tempi difficili in cui siamo tutti chiamati a concentrarci sull'interesse generale del Paese. Prima donna eletta Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli ha vissuto la politica come una missione civile, mettendosi in gioco sul piano personale e parlando il linguaggio chiaro e distinto della verità, anche quando scomoda. Lo dimostrano le battaglie che ha condotto contro la criminalità organizzata, le sue infiltrazioni nella vita pubblica, nonché quell'affermazione del principio del garantismo sancito dalla Costituzione perché, come amava ripetere, la giustizia è il termometro della democrazia. Ma penso anche alle battaglie altrettanto forti per l'affermazione delle parità di diritti ed opportunità per le donne, in particolare nel Mezzogiorno, e per il progresso economico e sociale della sua regione. Da parlamentare e da donna di governo, Iole Santelli ha infatti dimostrato come sia possibile portare avanti orgogliosamente le ragioni della propria parte politica, traendo forza e stimolo dal confronto con gli avversari, un confronto libero e mai preconcetto.
Al fianco del Presidente Berlusconi, sin dalla fondazione di Forza Italia, ha incarnato l'esempio di un modo di fare, di concepire la politica senza indulgere alla demagogia, ma tenendosi fermamente coerente ai propri principi ideali. La passione per l'attività politica e istituzionale traspariva in tutti i suoi interventi parlamentari. È proprio quella passione che le ha dato la forza di affrontare la malattia e di non farsene condizionare quando accettò la sfida della campagna elettorale per la guida della sua amata regione, la Calabria. Ricordiamo tutti con commozione le speranze che ha acceso la sua elezione come presidente della regione Calabria, una regione nobile e generosa. Formatasi in una città storica come Cosenza, che vanta radicate tradizioni politiche e filosofiche, ha inteso guardare all'Europa come una sola prospettiva in cui inserire il riscatto del Mezzogiorno dalla sua condizione di arretratezza nella struttura produttiva e nei servizi sociali. È il senso delle sue ultime parole destinate al pubblico, raccolte da un giornalista tedesco proprio poche ore prima della sua scomparsa. Permettetemi però una breve parentesi, non da vicepresidente della Camera né da esponente politico del partito in cui Iole ha sempre orgogliosamente militato. In questo momento parla solo l'amico di Iole e voglio ricordare una donna straordinaria, nel carattere, dal carattere forte ma dalla grandissima sensibilità, che ha insegnato a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla il coraggio e l'amore per il proprio lavoro e per la propria terra. Di Iole portiamo e porteremo sempre con noi la saldezza dei principi, la fierezza e la grande intelligenza. Quindi l'iniziativa dell'emissione di un francobollo commemorativo che fa seguito all'intitolazione della cittadella, voglio ricordarlo, regionale a Catanzaro, rilancia questi messaggi alle giovani generazioni, non solo della Calabria, del Mezzogiorno, ma di tutta l'Italia. Grazie. Grazie e adesso la parola a Bianca Maria Farina, Presidente di Poste Italiane, che naturalmente ringraziamo. Buongiorno, buongiorno a tutti, saluto tutte le autorità presenti, le sorelle e i nipoti di Iole e tutti i partecipanti. Voglio esprimere un sentito ringraziamento a lei, Presidente del Senato, per averci ospitato e per aver condiviso un ricordo così commosso, così autentico, così appassionato di Iole Sattelli. E quella di oggi, ecco, è proprio l'occasione di ricordarla come appunto una donna delle istituzioni che viene commemorata con l'emissione di un francobollo. Una donna che abbiamo ascoltato con passione, con tenacia, ha vissuto e affrontato le proprie battaglie e sempre nello spirito di servizio al suo paese ed in particolar modo alla sua Calabria. E sappiamo tutti che per perseguire un progetto così ambizioso come quello di contribuire al progresso umano e civile di una comunità è necessario avere capacità di sacrificio e non vacillare in determinazione. Non c'è tempo per lasciarsi andare all'autocommiserazione, ma bisogna essere mossi dalla convinzione di poter migliorare e innovare la realtà esistente. E io credo che l'esperienza di Iole Santelli possa insegnarci proprio questo. Ed è un principio del quale io stessa sono fermamente convinta. Ovvero credere di poter ottenere dei risultati è la condizione essenziale per andare avanti, per crederci. E che le barriere e gli ostacoli possono essere superati grazie al coraggio di affrontare i rischi e le nuove sfide,
che la vita ci pone sempre davanti, con la determinazione, la convinzione, la passione che ha dimostrato Jole Santelli. E fatemi dire che questo è vero in particolar modo per le donne, che ancora oggi si confrontano con un mondo a prevalente denominazione maschile. L'ultima sfida di Jole Santelli, ecco, la vediamo raffigurata nella vignetta del francobollo a lei dedicato. Il suo ritratto è in primo piano sul profilo della cartina d'Italia, in cui è evidenziata la sua Calabria, e corredata dalle date 1968-2020 e dalla leggenda Presidente Regione Calabria. È stata la prima donna, abbiamo già ascoltato, Presidente della Regione Calabria, e anche la prima donna eletta Presidente direttamente dai cittadini in una regione meridionale. Ecco, voglio confidare nella possibilità che in futuro molto prossimo le donne che ricoprono posizioni di governo, di potere, non facciano più notizia come donne, per essere donne, ma soltanto per i risultati che sono capaci di conseguire. Ci sono ancora, come sappiamo tutti, diversi gap da superare, politiche, regole, strumenti di supporto e di sensibilizzazione sociale da attuare per rendere concreto ed effettivo il concetto delle pari opportunità e per arrivare a una giusta centralità delle donne nel sistema politico-economico. Ecco, credo che il vissuto appassionato da protagonista di Jole Santelli possa essere un'esortazione, un monito per andare avanti in questa direzione. Perché la sua esperienza di vita, racchiusa nell'immagine raffigurata nel francobollo che emettiamo oggi, ci racconta la storia di una donna che si è dimostrata capace di incidere nel contesto in cui ha operato, anche in una realtà innegabilmente complessa. E può essere un modello di riferimento e di ispirazione soprattutto per le giovani donne. Quelle giovani donne che vogliono contribuire con impegno e dedizione a valorizzare la propria terra, il proprio paese e a traghettarlo verso un futuro migliore. Può innescare una scintilla di speranza e di incoraggiamento a non dubitare mai del proprio potenziale, a credere nei propri talenti, nella possibilità di perseguire la propria vocazione, di poter vivere il proprio impegno con la serietà, la determinazione, la vocazione sociale di Jole Santelli. Per queste ragioni, è per me innanzitutto e per Poste, un onore presentare il francobollo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dedicato proprio a lei, a Jole Santelli. Si tratta di un'emissione speciale appartenente alla serie tematica Il senso civico, attraverso la quale vogliamo commemorare ed imprimere nella memoria collettiva la storia di persone che con la loro attività hanno dato alle istituzioni del nostro paese un contributo eccezionale. Ecco, la filatelia racchiude al suo interno proprio l'identità e la storia italiana e al tempo stesso promuove e diffonde innovazione, modernità ed eccellenza. Ecco, il mio personale auspicio è quello di Poste Italiane è che questo francobollo possa contribuire a ricordare, a portare nella storia e quindi a diffondere la conoscenza della figura di Jole Santelli e della sua mirabile, lunga esperienza politica e di vita. Grazie. Grazie Presidente.
E adesso la parola al professor Antonio Palma, presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Signora Presidente, Caserlati, signor Vice Ministro Pichetto Fratin, Presidente Emerito, Senatore Pera, autorità presenti, carissime Paola e Roberta, che ho avuto il piacere di conoscere oggi e che hanno manifestato la stessa accoglienza umana che Iole Santeri sprigionava quando conosceva o incontrava qualcuno. L'Istituto Poligrafico è onorato di partecipare a quella che ben è stata definita non una commemorazione, ma una festa che celebra una vita degnamente vissuta, quella di Iole Santeri. Così come il francobollo, che come è stato detto nasce dalla collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico, Ente Poste e Poligrafico, e nasce dalla penna di Claudia Giusto, una disegnatrice che appartiene al centro filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali, che è il cuore storico del Poligrafico dello Stato, non commemora, ma rende presente Iole tra tutti noi. Consentitemi un brevissimo ricordo personale, proprio per uscire anche, come suggeriva la signora La Rosa, dalla ufficialità. Ho conosciuto Iole, forse 30 anni fa, giovane avvocato, piena di entusiasmo e di forza, che frequentava il Dipartimento Giustizia di Forza Italia, occupandosi dei problemi della giustizia, tra l'altro. E poi ho rivista, presidente della Calabria, prima presidente della Regione Calabria, una giovane elegante signora che però dai suoi occhi sprizzava la stessa determinazione, forza, garbo istituzionale e gentilezza. Certo, la sua morte sollecita i consueti interrogativi sulla presenza del dolore della morte nella nostra vita. Gli interrogativi che già Giobbe sollevava rivolgendosi a Dio e che Dio purtroppo spinse con una risposta che apparentemente è raggerante. Il creatore fa della propria creatura ciò che vuole. Ed allora la prospettiva per guadagnare l'immortalità del ricordo è quella di vivere una vita eticamente fondata e diretta alla virtù. Io l'ho fatto con questo servizio continuo a favore della comunità. La prospettiva che già, qui c'è il senatore Pera, ci indicava Aristotele e poi poeticamente Fosco. Il ricordo e l'immortalità si guadagnano vivendo una vita onesta, virtuosa ed impegnata. Ebbene, Iole ha fatto tutto questo e noi la ricorderemo oggi ed anche durante la vita di tutti noi nella comunità, perché è un ricordo che appartiene. Non a caso il francobollo è inserito nella serie Servizio Civico. La vita di Iole oggi non è più una vita individuale, ma è divenuto un valore collettivo. Grazie e grazie a voi, signore Paola e Roberta. Grazie, professor Palma. E adesso il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin. Presidente Casellati, familiari, Roberta, Paola e nipoti, convenuti tutti, sono particolarmente onorato di presenziare oggi alla presentazione di questo francobollo che lo Stato italiano ha inteso emettere per commemorare Iole Santelli. Il Governo, è stato ricordato, attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico,
di Castero, che è autorità emittente delle carte postali, ha ritenuto di dover rendere omaggio e rende omaggio alla Caraiole. Il francobollo è uno degli strumenti attraverso i quali lo Stato esalta i personaggi, le istituzioni e gli aspetti peculiari della propria storia, cultura e tradizione, rendendo pubblica la propria riconoscenza per coloro i quali hanno rappresentato, grazie ai propri meriti e alle proprie virtù, ciò che è di meglio positivo per la comunità nazionale e ciò che meglio sa esprimere. Devo essere sincero, quando lo scorso luglio è giunta sulla mia scrivania la richiesta di Roberta Paola indirizzata al ministro Giorgetti, del quale io porto il saluto, non ho esitato un istante a firmare e immediatamente dopo chiamare Roberta Santelli e poi la mia presidente Anna Maria Bernini per dir loro che ero riuscito, seppure in piccolissima parte, a onorare il ricordo di una grande donna, di una grande combattente, di una grande presidente. Le parole espresse dalla presidente Casellati e da chi mi ha preceduto descrivono perfettamente Iole, in ogni sua minuziosa sfaccettatura, e ripensando a un anno fa sono andato a rivedere prima i momenti più brutti, quando tutti noi siamo rimasti senza parole, apprendendo della sua scomparsa, poi però, avendo visto in anteprima il bozzetto, sono tornato a rivivere gli attimi più belli. Quelli che porteremo sempre con noi, fatto di sorrisi, di speranze per la sua Calabria, quelli delle lacrime di gioia di quando Iole è diventata presidente della Regione Calabria. Ma nel francobollo c'è l'Italia intera, ed è quell'Italia che Iole ha sempre rappresentato egregiamente nei suoi incarichi di governo e, permettetemi, rappresenta ancora per una comunità di donne e di uomini che Silvio Berlusconi ha deciso di avere al loro fianco 27 anni fa. Iole Santelli è stata una donna a cui tutti dobbiamo volere bene, abbiamo voluto bene. Noi possiamo dimenticarla, non possiamo dimenticarla. Iole merita dunque una raffigurazione che ne rende indelebile il ricordo per sempre. E sono certo che al passaggio di consegne, prima temporanea al presidente Spirli, ed ora al presidente Roberto Chiuto, abbia anche contribuito pure lei, con la sua determinazione e i suoi sorrisi, con un aiuto da lassù. Voglio chiudere solo con prendere prestito una frase del 15 ottobre dell'anno scorso, nella commemorazione al Senato, quando Anna Maria Bernini disse: grazie Iole per quello che hai fatto e per quello che sei stata per tutti noi. Iole sarà sempre con noi, semplicemente nella stanza accanto, così come si dice in questi casi, ma sempre con noi. Grazie. Grazie Roberta, Paola e soprattutto i ragazzi che vedo qui davanti. Certo potete essere orgogliosi e anche felici della giornata di oggi, perché alla fine, presidente Casellati, è davvero una festa e nessun intervento è stato un intervento di retorica, come spesso accade in queste situazioni. Scusatemi la commozione, ma ogni estate ad agosto facevo le vacanze con Iole e non l'avevo mai vista così allegra, felice, gioiosa, piena di entusiasmo come l'ultima estate, l'ultimo agosto che abbiamo trascorso insieme. E quindi mi scuso per la commozione che un moderatore non dovrebbe avere. E do con grande affetto la parola a Marcello Pera, che tutti sapete è stato proprio il tutore, il pedagogo quasi di Iole in politica. L'ho sentito al telefono nei giorni scorsi per due volte e sappiamo tutti quanto gli è costato venire a Roma oggi per ricordare Iole. Quindi Marcello, grazie veramente dal profondo del cuore, immagino i ringraziamenti sono da parte di tutti per essere qui. Grazie. Signora Presidente del Senato, signora Presidente di
Poste Italiane, signor Presidente Poligrafico dello Stato, signor Vicepresidente della Camera Mandelli, Vice Ministro Gilberto Pichetto Fratin, qui siamo tutti quasi in famiglia, Forza Italia, e soprattutto care amiche e cari amici di Iole. A me spetta un compito doloroso, certamente, e difficile. Del dolore non parlo, perché del dolore non si parla, ma la difficoltà è palese. Come si fa a parlare di un'amica cara che non voleva mai che si parlasse di sé? Come si fa a parlare di un'amica che rifuggiva da qualunque complimento o si nascondeva a qualunque apprezzamento che venisse fatto? Diventava perfino scorbutica, lei che non era scorbutica, ma non amava, stranamente, contraddittoriamente, non amava essere citata né additata come esempio. Eppure Iole lo è stato un esempio, un grande esempio. Potessi dirlo in una parola, direi che la sua è stata una vita di testimonianza, perché ha testimoniato una grande passione politica, ha testimoniato una grande serietà, ha testimoniato una grande competenza e soprattutto una grande gentilezza. Era una tipica militante della Forza Italia delle origini, la bella, buona, brava, seria borghesia italiana. E un'altra caratteristica aveva, oltre a questo suo temperamento e carattere solare. Io non l'ho mai sentita cedere a una lusinga di quel ramo industriale che è molto diffuso in politica e anche in Parlamento, quello del pettegolezzo. Non l'ho mai sentita fare un pettegolezzo su nessuno. Peggio, dal mio punto di vista, di rude boscaiolo. Iole non l'ho mai sentita neanche reagire duramente nei confronti di denigrazioni come tutti quelli che fanno politica subiscono. Io ricordo che ancora di recente, gli ultimi tempi, di averla chiamata e di averle detto: ma Iole, ma perché non reagisci a quel tale che veramente in maniera becera ti sta offendendo? E la risposta era tipica di Iole: oh prof, che ci vuol fare? La gente è fatta così. E poi, quasi a giustificarlo, ma sa che quello ci crede davvero a quello che dice. Ecco, questo era Iole, capiva gli altri. Entrava facilmente in contatto con gli altri. La stagione e legislatura 96-2001 è stata quella della sua e nostra iniziazione politica in senso stretto parlamentare. Quante giornate in quella stanza di angolo sul retro di Palazzo Madama e anche quante serate. Fino a che i bravissimi commessi del Senato, io li ricordo tutti, erano bravissimi come lo sono tuttora, e anche molto spiritosi, a una certa ora, poteva essere le 10, ma poteva essere anche le 10:30, ci bussavano alla porta, c'ero io, c'era Iole, c'era Roberta, c'era Claudio Landi, che era addetto alle interrogazioni, alle interpellanze. Claudio veniva nel pomeriggio in ufficio, ma aveva già sotto il braccio una serie infinita di interrogazioni e interpellanze che da lì a poco sarebbero state pubblicate. Dicevo, ad una certa ora, tarda ora, i spiritosi commessi del Senato bussavano discretamente alla porta e ci chiedevano: ma per caso anche voi avete famiglia? E allora noi comprendevamo che era l'ora di continuare la discussione in altra sede, finiva sempre a cena, quindi verso mezzanotte. Durante quella legislatura, in quella stanza, per merito di Iole, si sono
incontrate e abbiamo incontrato parecchie persone autorevoli che ci aiutavano sul terreno che per noi era il più difficile, per noi di Forza Italia era il più difficile di tutti, la giustizia. Tutti ricorderete che cosa era e che cos'è ancora il problema della giustizia per Forza Italia. Oggi le cose vanno molto meglio perché leggo dai giornali e mi sembra che sia cambiato il mondo. Quello che 20 anni fa, durante quella legislatura, noi dicevamo o scrivevamo o facevamo o comunicavamo, sembra che oggi sia diventato patrimonio di tutti, come se quelli che ci hanno sempre denigrato o ci hanno fortemente criticato lo avessero sempre detto, anzi quelli stanno diventando i maestri del pensiero nostro di allora. Vabbè. E ricordo che una serie di grandi personaggi del mondo giuridico italiano e che io ero riuscito a contattare o perché conoscevo personalmente, erano grandi avvocati, erano grandi professori universitari, erano grandi giuristi e con tutti ci siamo confrontati. E qui vorrei menzionare due episodi, perché credo di conoscerli soltanto io e non vorrei che passassero completamente dimenticati. È bene che si ricordino. Due episodi che hanno visto Iole come protagonista durante quella preparazione politica della stagione 96-2001. Il primo è la stesura del programma politico-elettorale di Forza Italia del 2001. Lo abbiamo discusso con mezzo mondo, non solo di alleati. Siamo andati in giro per tutta Italia, siamo entrati nelle università, ci siamo confrontati con tutti. Io le coordinò il testo. E decidemmo, proprio di comune accordo e spontaneamente, di dedicare la storia, di dedicare quel testo a Giovanni Falcone, perché eravamo entrambi non solo innamorati di quell'uomo, ma eravamo anche molto competenti, credo che eravamo veramente molto competenti sulle idee di Giovanni Falcone, che pure non venivano considerate esattamente come meritavano. Conoscevamo i suoi testi, i suoi interventi, le sue parole come pochi. Stendemmo quel programma. Io credo che tra le carte di Iole, che spero saranno presto ordinate, ci sia ancora, per chi non l'ho più detta a lei, ci sia ancora l'originale di quel programma con quella dedica. E l'altro episodio, altrettanto più importante, fu una iniziativa legislativa. A seguito di una delle tante polemiche che si succedevano dopo alcune sentenze discutibili su reati di mafia riguardanti i pentiti, Iole ebbe una sua idea, ne aveva sempre tantissime, era incontrollabile, era irrefrenabile, si doveva soltanto cercare di controllarla, di tenerla, perché esplodeva da tutte le parti, ma ebbe un'idea, che quella fu un'idea geniale e vincente, e che deve essere ricordata. Stese due righe di un disegno di legge costituzionale in cui si diceva che nessuno poteva essere condannato se non mediante prova davanti, in contraddittorio tra le parti, davanti a un giudice terzo e imparziale. Giudice terzo e imparziale. Ci costarono perfino le vacanze di Natale per studiare questa formula, giudice terzo e imparziale. Era un testo di due righe da aggiungere alla Costituzione italiana. Lo presentammo. Fu accolto con diffidenza all'inizio, con ostilità, ma poi il testo fece strada. Devo dire che fece strada anche che per merito di alcuni importanti magistrati di Magistratura Democratica con i quali avevamo particolari buoni rapporti. Voglio ricordare qui un'altra figura scomparsa importante che era il magistrato Salvatore Senese, quel testo fece strada e è diventato parte della Costituzione italiana. L'origine, l'idea prima, era di Iole Santelli.
Non ho mai sentito vantarsi di questo né di altro. Anzi, ho sempre visto nascondersi. E anche quando la politica le ha chiesto dei sacrifici, già gliene aveva chiesti prima, ma l'ultimo è stato l'estremo sacrificio, quando la politica le ha chiesto dei sacrifici, come quello della candidatura alla presidenza della Regione Calabria, tanto fu l'amore per la sua terra e anche per la sua gente che lei, se mi permettete, esagerando un po', considerava il sale della terra e del mondo, la sua gente, ma soprattutto tanto fu il rispetto per una figura che lei ha sempre considerato col massimo rispetto, cioè il presidente Berlusconi, che ben sapendo di andare incontro all'ultimo sacrificio, accettò. Questa era Iole. Questo era un esempio di virtù civile, giusto perciò la collocazione delle francobolle in quella serie, perché era certamente una donna politica, anzi aveva la politica nel sangue, l'aveva in famiglia, grazie a mamma Imperia, una signora calabrese che, per chi non l'ha conosciuta, deve sapere che con uno sguardo era capace di mettere sull'attenti anche un prof, grazie al innamoratissimo e mite papà Nicola, bella figura, grazie a un grande prozio, secondo zio, figura storica del socialismo italiano, cioè Giacomo Mancini, era un suo esempio diretto. Iole assorbì veramente la politica nel sangue, ma la sua politica era veramente, va ricordato a questo punto, era veramente un impegno civile, era un impegno umano. Faceva anche molta confusione, non riusciva mai a mettere insieme, anzi a tenere separati gli aspetti privati e personali dagli aspetti politici. Una Macedonia, un'insalata, spesso faceva, bisognava frenarla, Iole che fai, Iole che dici, ma era generosa e non aveva timore alcuno, perché era aperta, perché era solare, perché era gentile. Ora sta a Roberta, sta a Paola, sta ai nipotini che crescono in fretta, quanto in fretta crescono e non sono più riconoscibili, coltivare la sua memoria, mettere ordine nelle sue carte, proteggere anche della sua memoria, perché gli amici sono amici, ma qualche volta non sempre gli amici sono amichevoli. Va protetta quella donna. È stata un esempio per tutti. Ha contagiato tutti. Chi entrava in contatto con lei sentiva e avvertiva qualche cosa, anche quando non era d'accordo, anche quando doveva richiamarla, anche quando doveva obiettare. Bene, cara Iole, io credo che questa volta, all'applauso caloroso e cordiale che seguirà, tu non potrai sottrarti. Grazie. Presidente, grazie. Noi questa volta abbiamo proprio contravvenuto a quelli che erano i desideri di Iole, che come tu hai ben ricordato rifuggiva, non voleva che si parlasse di lei e non voleva soprattutto che si elogiassero tante splendide iniziative che ha portato avanti. Noi oggi lo abbiamo fatto, lo avete fatto e sono sicura che lei, come il francobollo, sorriderà e sarà felice e ci perdonerà. Avevo avuto l'idea, e grazie Presidente Casellati che me l'ha accordato, di far dire due parole a Gianni Letta, che lei definiva l'unico suo consigliere, ma
non so Gianni, non te la senti? Mi diceva Berlusconi non mi fa cambiare idea, solo Gianni Letta mi dà consigli che poi mi fanno tornare. Non c'è da aggiungere nulla, Anna, a quello che è stato detto in maniera così bella. Mi sarebbe piaciuto poter dire quello che ha detto Marcello Pera, che la conosceva bene. E mi sarebbe piaciuto poterlo dire con la commozione che abbiamo sentito nella voce e nelle parole della Presidente del Senato. Il Presidente in carica, Presidente emerito, hanno reso una testimonianza diretta e quello che hanno detto e come l'hanno detto vi hanno fatto capire chi era Jole Santelli. Marcello Pera ha ricordato quella che ha definito l'iniziazione politica qui in Parlamento, alla Camera, grazie Presidente Mandelli, e poi al Senato, ma prima ancora nella nascita di Forza Italia. Ha dipinto esattamente quello che era, quella passione, quella voglia che aveva contagiato, perché ha ragione il Presidente Pera, era contagiosa, per primo il Presidente Berlusconi, che aveva capito che il problema tormentato della giustizia, questa ragazza piena di vita, ma anche di studi e di competenza, l'aveva affrontato bene, poi lo ha fatto sotto la guida sapiente di un grande filosofo come il professor Pera, un sodalizio bellissimo, e quelle discussioni con Roberta, con Jole, che si protraevano fino a tardi, quante volte e quanti ricordi. Quindi non c'è nulla da aggiungere. Mi piace che quello che la Presidente Casellati ha detto con quel tono così affranto e commosso, che era sì contagioso, è stato contagioso per tutti e lo è, e quello che ha detto Marcello, che più degli altri la conosceva perché ha lavorato Jole sotto la sua sapiente guida per tanti anni, abbia avuto il sigillo e il riconoscimento del governo, il viceministro Pichetto che qui lo ha portato, delle istituzioni come Poste Italiane, grazie Bianca Maria Farina, grazie Presidente Palma, di due istituzioni come il Poligrafico dello Stato e le Poste Italiane, e che abbiano avuto il contributo di tanta, contributo sincero, serio, contagiato e commosso di tutti quelli che la conoscevano e che sono qua in minima parte rappresentati, e compresi i tanti colleghi deputati che hanno trovato nelle parole del Presidente Mandelli una testimonianza altrettanto viva, palpitante, attuale come quella dei tanti senatori con i quali ha condiviso l'ultima parte del suo percorso parlamentare. E ha fatto bene il Presidente Pera a ricordare anche non solo la passione per la sua Calabria, ha detto forse esagerando un po', pensava che Calabria e calabresi fossero il sale della terra, ma lei ne era convinta. E come lei rispettava il parere e il pensiero degli altri, così abbiamo il dovere di rispettare e il suo e di rendere anche noi omaggio a lei e alla sua terra, alla sua Calabria, per la quale si è spesa fino all'ultimo senza considerare i rischi che correva. Ha ragione il Presidente Pera quando ha ricordato che Berlusconi stesso non volle, pur consapevole del rischio, non volle andare contro questa sua forte determinazione a voler dare l'ultimo servizio alla sua gente e alla sua terra. Un esempio di virtù civiche, giustissima quella collocazione, giustissimo il francobollo, perché se la nostra democrazia si potesse unire della passione mai velata, donna di parte si definiva, e le sue idee le ha sempre rivendicate e sostenute con forza, con una capacità dialettica straordinaria. Chi non ricorda le sue invettive, anche televisive, composte, ragionate, documentate, serie, ma senza mai nascondere di essere donna di una parte e di battersi
a viso aperto, ma con forte, disperatamente, stavo per dire, per la tua parte, eppure stimata e riconosciuta da tutte le altre parti, perché ognuno vedeva in quella forza una genuinità di sentimento e un ideale di bene comune, perché era convinta che le idee della sua parte servissero al bene di tutti e le sosteneva, pronta però al confronto. Ha detto Anna una frase che lei sì diceva spesso, veniva spesso a consigliarsi anche con me, e diceva che io ero l'unico che le riusciva a far cambiare parere. Era difficile far cambiare parere a Iole, perché difendeva le sue idee con una tenacia che rasentava l'ostinazione, ma era sensibile alle argomentazioni e quindi era capace di cambiare idea, sì, quando riconosceva il fondamento di ciò che qualcuno tentava di contrapporre al suo ragionamento. E in tanti settori, in tanti momenti della vita politica di questo paese, lei è stata capace di equilibrio, di sacrificio, perché era generosa, l'ha detto Pera, lo ha detto la Casellati, era generosissima, e quindi come andava incontro agli altri, così era disposta a riconoscere le ragioni degli altri e a cambiare parere quando le poteva sembrare che questo servisse al superiore interesse generale per il bene comune dell'Italia o della Calabria. Sulla giustizia ha fatto battaglie memorabili, ma come avete sentito dalla testimonianza del presidente Pera, che ha rivelato anche due episodi inediti, uno dei quali conoscevo bene, Presidente, quel lavoro, pur essendo fatto con tanta passione che avrebbe potuto apparire partigiana e che a molti è sembrata strumentalmente di parte e quindi combattuta, è stata invece riconosciuta da quei giuristi seri che, pur essendo di parte dall'altra parte, non potevano non riconoscere la competenza e le valide ragioni con le quali Iole sosteneva. E sta in quella dedica del programma scritto dal professor Pera e da Iole Santelli per la giustizia, quella dedica a Giovanni Falcone, il riconoscimento più alto di come quella battaglia condotta da una parte fosse fatta in nome della giustizia, per la giustizia di tutti. Uno degli esempi, forse il più forte, perché era il settore nel quale più si è impegnata, che dicono chi era Iole Santelli, e che noi, ha detto giustamente, continueremo a ricordare, quel riferimento a Giobbe, caro professor Palma, è stato molto indicativo. Noi la continueremo a ricordare con la gratitudine che avete sentito echeggiare nelle parole di tutti, quelle di oggi e quelle di un anno fa, e nella testimonianza infinita, un flusso continuo che in questo anno c'è stato non solo in Calabria ma anche in Italia, che continueremo quindi, dicevo, a conservare con la gratitudine che avete sentito e che è di tutti, e con la commozione sincera con la quale ha aperto stamattina questo ricordo la Presidente Casellati, e nella testimonianza straordinariamente preziosa del professor Pera, che ringrazio per quello che ha detto per Iole e per tante altre cose che lui sa e che io non ho dimenticato. Grazie. Grazie Gianni Letta per questo fuori programma, però le tue parole sono state molto preziose, è stata la migliore chiusura di questa giornata, e adesso ci sarà la consegna del francobollo, quindi Paola, Roberta, la Presidente Casellati, Professor Palma e Presidente Farina, potete venire qui davanti perché ci sarà la consegna del francobollo, che è già stato annullato, vero? Quindi non ci sarà l'annullo.